Sbaglio sonora, però dopo 5 minuti rompo il cazzo. No, dai, per piacere. Allora, andiamo avanti con la serata, mi è rotto bene? Sì, no. Bella. Se mi chiudi però i microfoni dietro, numero uno. Ora, lui è un comico che viene qui da Verona, lo avete già visto su questo palco, ma credo che con il cambio d'abito stenterete a riconoscerlo, perché è stato veramente magistrale, giusto? Vuoi presentarlo tutto bene? Fabrizio. Ehi. Fabrizio Piccinato. Fabrizio Piccinato! Costume meraviglioso di scena. Allora ero dietro al palco che leggevo questa coppia di Focus. Prima volta a vedere qualcuno su palco con capelli. Spegniamo un paio di microfoni così non facciamo male. Ve l'ho detto che sono sfigato, non c'è niente da fare. Allora, o non funziona il mio o ne funzionano quattro. Allora ero dietro al palco che leggevo questa coppia di Focus perché... sto cercando di comprarmi una macchina e pensavo che fosse il nuovo catalogo della Ford. Invece poi ho scoperto che non parlano di tutto meno che di macchine. Comunque ho trovato un interessante articolo che parla di un sondaggio che è stato fatto, il cui tema è la durata di un amplesso. Sapete tutti cos'è un amplesso, no? Bene, cominciamo bene. E vi leggo i risultati che sono stati ottenuti intervistando 5.000 donne. Era un sondaggio fatto alle donne. Allora, un rapporto che duri dai 3 ai 7 minuti è considerato auspicabile. Fin qua siamo tutte d'accordo? Siamo tutte d'accordo, sento che c'è concordanza. Troppo breve invece un incontro intimo che dura meno di 3 minuti. Siamo d'accordo. Mentre al contrario, oltre i 9 minuti, il rapporto è considerato stancante. Cioè, ma allora tutte le ninfomani capitano solo a me? Cioè mai, le rarissime volte, perché sono state rare della mia vita in cui sono arrivato al minuto 10, mai che abbia trovato uno che mi abbia detto: caro, possiamo smettere? Sono un po' stanca. Cioè, ma se neanche quando piazzi la prestazione migliore della tua vita, una roba da finale di campionati del mondo del sesso, dopo che hai battuto ai quarti di finale Rocco Siffredi e in semifinale Berlusconi, tu sei lì che pensi che ti bussino alla porta i vicini di casa e ti chiedono l'autografo, sei lì che non ce la fai più, sei distrutto, che sembri uno che è tornato da una vacanza con Schettino e guidava lui. Lei ti guarda e ti fa: ma tu non sarei mica già... Voglio dire già, ma se quando abbiamo cominciato non c'era ancora il digitale terrestre. Comunque, se volete, fa sempre morale. Grazie. Comunque io in realtà non ho questo problema, questa è fantascienza per me, perché in realtà io ho il problema contrario. Vi dico solo che la mia ragazza mi chiama Pic Indolor, non so se lo ricordate. Pic, già fatto? Io sono il classico tipo che... viene talmente in fretta che io sono lì che mi fumo la cicca e mi rilasso e lei deve ancora togliersi le mutande. E allora a questo punto purtroppo non mi rimane che buttarmi sui film porno, i cari vecchi film porno. Chi di noi non ne ha visto almeno uno? Alzi la mano chi non ne ha visto almeno uno. Vabbè. Bravo, complimenti, vantatene. Allora, un applauso per il nostro purista. Tutti gli altri ne hanno visto almeno uno, grandi, piccoli e bambini, e questo un po' mi... Funziona? Sì, funziona. Allora, i film porno ce ne sono di due categorie, a grandi linee. I primi sono quelli che possiamo definire sesso pronta consegna, che sono quelli in cui sin dal primo fotogramma si tromba, senza tanti convenevoli. Ora, secondo me, all'inizio di questi film dovrebbe comparire una scritta e dovrebbe esserci una voce che dice: la visione di questo film è consigliata solo a persone dotate di grande autostima. Perché la prima domanda che ti fai, anzi l'unica, quando vedi un film del genere è: ma tutta quella roba lì dove la mettono? Cioè, ma durante il film sanno sempre dove metterla, non c'hanno problemi. Ma io dico, poi quando tornano a casa, nella vita normale, cioè quando vanno al supermercato o al mare, cioè tu immaginati Rocco Siffredi, ce l'avete presente, no? Che parte per il mare, me lo immagino che suona il suo vicino di casa e gli dice: ciao Luigi, allora come d'accordo innaffiami l'orto, io parto per il mare, soprattutto le patate, sai che ci tengo molto. E poi sì, dai da mangiare al cagnolino e beh, ti lascio anche in consegna Pier Rocco. Sì, perché, voglio dire, è un essere vivente e lungo come un neonato, un nome glielo vorrei dare. E questo è il primo tipo di film. Poi c'è il secondo tipo di film porno, che sono i cosiddetti porno d'autore, possiamo chiamarli, che sono quelli in cui c'è perfino una trama.
che di solito è questa: c'è un idraulico che viene chiamato per una riparazione urgente in una casa e guarda caso apre la porta e si trova di fronte a una super gnocca super maggiorata, che però inspiegabilmente, non si capisce perché, sembra non avere fatto sesso negli ultimi 8 anni, tant'è che in 4 e 48, ma forse bisognerebbe dire 15 e 15 e 30, e la super gnocca super maggiorata sfoggia una prestazione degna del papi nazionale, e quando dico papi non intendo Enrico. Comunque, insomma, per farla breve, i film porno incarnano quello che è il sogno erotico maschile, soprattutto per gli italiani: sesso senza spese e senza seccature, cioè non ci sono conversazioni da fare, non ci sono passeggiate lungo il lago, libri armoni da leggere insieme, film di Moccia e di Mulcino da vedere, chilometri e chilometri di vetrine da vedere sempre con l'occhio attento, perché a questo proposito voi uomini lo sapete bene, lo sappiamo tutti noi, quando lei dice andiamo a fare shopping, per noi è finita, eh? Andiamo a fare shopping per una donna significa noi, plurale, andiamo a comprare quello che serve a me, singolare femminile, con i soldi tuoi, singolare maschile. Grazie.